Eccoci qui tornati, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Alien Isolation che sto registrando immediatamente dopo aver finito il precedente. Prima di iniziare, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un'entrata al laboratorio e attivare i sistemi di allarme primario. Accedi al laboratorio di ricerca del progetto KG348. E accedi al laboratorio di ricerca del progetto KG. Allora, noi ci eravamo fermati qui, dobbiamo andare da questa parte qua, giusto? A parte non c'ho neanche la mappa. Ah, sì, sta laggiù. Un po'. Abbiamo l'alien dietro il culo. No, da qua siamo venuti, ragazzi. Quindi devo andare da questa parte. Va bene. Ho l'alien dietro, come al solito, tanto per cambiare, eh. Muoviti porta. Che succede qua? Io andrei molto piano, eh. Ho sentito degli spari. Iniettore. Forse ho sentito male. Allora, se vado di qua dove vado? No. Infatti devo andare da questa parte, giusto? Sì, sempre dritto. Ok, sto andando bene. Facciamo attenzione, prendiamo tutto, limite raggiunto, vediamo se possiamo fare qualcosa. La tubo bomba la possiamo fare, facciamola. Un vero ingegnere. Qui c'è una porta, no, qui serve una tessera d'accesso. Questa porta suppongo che possiamo aprirla, sì. Usiamo sta torcia al plasma. Che è veramente una figata usarla. Molto bene. Wait, ci sono. Il laboratorio si può separare dalla stazione principale, Sto riattivando e dietro. i sistemi si ricollegheranno. Ok, lì c'è la mappa, c'è la scala. Prima prendo la mappa e poi prendo la scala. Mi devo spiegare perché c'è sta l'alien. Non vorrei farmi mangiare subito. Ok, però aspettate un secondo. Sì, sto andando giusto, perfetto. Voglio vedere tutto quello che c'è. Ok, vediamo qua se c'è qualcosa. Miscela, perfetto. Anche se poca, però va bene, va bene. Meglio questo che niente. Sì, vieni qua. Ok, vorrei evitare di usare il lanciafiamme. Dov'è l'alien? Sta lì fermo. Da qui lo vedo, quindi vediamo se se ne va. Ma veramente non posso prendere nient'altro? Posso farmi nient'altro qui in kit medico? Me lo posso fare, me lo farei subito. Dove sta? Ok, è qua. Stiamo facendo un giro tondo, ma se te ne vai forse è meglio, Alien. Dov'è che devo andare io? Devo andare proprio qui. Devo ripristinare la corrente, ma se c'è questo, dove vado? Ok, questo è andato lì, lì non ci posso andare. Ok, se n'è andato. Perfetto. Se n'è andato, ma è meglio non correre. Qua, ah, qui sono anche dei condotti, volendo. Potevamo nasconderci. Magari però la corrente sta sotto i condotti o no? Secondo me no. Però voglio vedere cosa c'è qua sotto, ragazzi. Magari c'è qualche oggetto. Ok,
Sento anche un punto di salvataggio, ma secondo me comunque questi condotti non ci portano da nessuna parte, anzi. Questi servono solamente per nasconderci. Infatti, cioè, non è che servono per evitare l'aria. Io mi ricordo che qui ci sta un maxi incendio, una cosa del genere. Adesso sono tornato proprio all'inizio. Io devo andare là dentro, mi sa, eh. Dov'è l'alien? Non lo vedo, ma mi fa le cose un po'. Posso entrare qui dentro tranquillamente? Sì. C'è qualcosa. Prendiamo la miscela. Prendiamo il detonatore. No, voglio questo. L'alien ce l'ho dietro. Allora, sto andando fuori. Ma qui preso non c'è. Ma che so, tornato all'inizio, ma per curiosità, eh. No. Non so, tornato all'inizio. Sono nel posto giusto. Ripristina la corrente, ma io qui non vedo corrente. Come faccio a ripristinarla qui? Non c'è. Andiamo qua sopra, vediamo un po'. C'è anche un punto di salvataggio. Ripristino l'interruttore, ma. Voglio vedere se c'era anche. No, l'ho sentito. Eccolo. Salviamo, salviamo qua. Preferisco salvare prima che faccio la missione. Salva immediatamente. Brava Ripley. Premiamo qui. L'abbiamo fatta. Raccoglio i componenti. Stiamo facendo un casino. Ok, dove sta? Ok. Ovviamente devo stare attento all'alien, però. Pare ovvio. Vado di qua. No, però, scusa, eh. Questo che posto è? Questo era proprio un posto isolato, ecco perché ho corso, perché non. Non si sarebbero sentiti i passi. Oddio, ma qua sono attratto all'inizio. No, aspettate. Ok, mi dice da questa parte. Di qua, giusto? Dovrebbe essere di qua. Qua non c'è niente, però. Lo sapevo ragazzi, lo sapevo, lo sapevo. Rompere i coglioni. Non c'è niente. Ripresi la corrente, ma dove, dove, dove? Ci sono invece. Ci sto, ma non la vedo la corrente io. Devo entrare là dentro, evidentemente. Come c'entro là? Qua? C'è un terminale. Qua c'è Moro, sono sicuro al 100%, però ci provo lo stesso. No, ho sbagliato, vedi? Vedi? Allora, qual è? Che palle. Uno, due e tre. L'abbiamo fatta? Allora dove sta? È scappata dal laboratorio. Stare calmi un cazzo, restare calmi. Scusa, eh. Dice che devo uscire da quale parte? Da questa. Ok,
Ok. Qui c'è anche il punto di salvataggio, giusto, giusto, giusto. Ah, raga, io risalvo, sti cazzi. Sti cazzi, risalvo. Poi mi devo rifare tutta sta pippa, a me non è che mi va tanto, eh. Però mi dice che... Sapevo che doveva succedere qualcosa del genere, mi ricordavo infatti. Guarda che figata. Allora, raggiungi la... Oddio, guarda dove sta! Aspetta, 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 guarda dove sta. Ah, se non viene l'alien, guarda! Va tutto bene se non viene l'alien. Qui c'è una... È morto! Allora, vediamo se posso farmi qualcosa. La Molotov la posso fare. Allora me la faccio. Potrebbe essere utile. Anche perché vedete, poi le cose le prendo. Mettiamo un lanciafiamme, salviamo qui immediatamente. Ho capito, ho capito, ho capito. Ora ci andiamo. Con calma, ma faremo tutto. Allora, fammi vedere la mappa. Ok. So che c'è l'alien. Di qua, giusto? Sì. Presso l'isola chiusura d'aria. Qual è la chiusura d'aria però? Aspetta, aspetta, ciccio. Qual è, qual è, qual è? È questa. Ok. Quanto è bello l'alien, bello e dannato. Mi sa che mi ha visto. Lì però ci sta l'alien, aspetta se ne va. L'ho fatta, proprio guadagnato esca. Vai a fare in culo, bastardo! Figata, raga. Che puntatone, ragazzi, questo sì che è un puntatone.
Cambiamoci. No, sto cazzo, chi è? Sono io, figlio di puttana. Mi hai chiuso dentro. Hai spedito il laboratorio nello spazio. Non avevo scelta, nessuna scelta. Hai visto quella cosa? Hai visto cosa può fare? Dovevo allontanarla dalla stazione con ogni mezzo necessario. Sì. Se stavo a rimettere io. Usando me come esca. Sacrificandomi. E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato. Ci sono riuscito. L'ho espulsa sul gigante gassoso. La stazione è salva. Capisco, ma resta il fatto che sei stronzo e disumano. Sto tornando al dipartimento. Discuteremo lì i tuoi metodi. Passo e chiudo. Rimortacci tua, oh. Siamo stati usati come esche. Come esca? Usa leva. Giù. Ok, ma non ci sta più l'aria, quindi possiamo correre tranquillamente. Possiamo fare il casino che ci pare, almeno per ora, ragazzi. Qui possiamo entrare per curiosità. No, potenze torciaioni. Ok, lì ci sono sempre le solite. No, voglio vedere. Ma guardate dove siamo finiti, raga. Oh, bello! Mamma mia, ragazzi, quanto sono felice il fucile a pompa. Mamma mia. Per essere ad accedere. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? C'ho il fucile a pompa, oh. Stavolta se qualche androide ci viene a rompere il cazzo, gli diamo una pompata in faccia. E addio proprio. Tanto troviamo un punto di salvataggio perché vorrei salvare. Cioè, fosse per me, guarda, io andrei avanti pure fino alla fine. Però, ragazzi, non si posso. Non vorrei fare episodi troppo lunghi. Per cui se trovo un punto di salvataggio, salvo e ci interrompiamo. Altrimenti andiamo avanti. Però finché non lo trovo. Che non posso mica finirla qui. Cioè, qui stiamo tornando tutto indietro dove eravamo all'inizio, ragazzi. Non so se voi vi ricordate. Scusate, eh. Sto facendo un giro un tanto di... Ok. Lo voglio vedere bene, ok. Qui noi ci siamo stati i primi episodi dove non c'era tutto questo, tutta questa bellezza. Non c'era. Questa qui è accesa perché l'abbiamo accesa noi. Nei primi episodi dobbiamo uscire da questa porta qui, vero? Abbiamo anche la tessera di accesso, la usiamo. Ma però vorrei usare sempre il revolver, perché il fucile a pompa è meglio usarlo solo in casi di necessità. È tipo adesso, ragazzi. Lo vogliamo provare questo fucile a pompa? Lo volevo provare? Usare con cautela. Sì, ma pure tu mi vieni a rompere il cazzo, amico mio. Non è che io ce l'ho con te, eh. Un altro. Cazzo, ho sprecato il colpo. Senti, io c'ho pure il tonfa, vero? No, c'ho il tonfa. Voglio usare il tonfa. Abbiamo fatto fuori lo stesso. Qui siamo stati dove abbiamo incontrato il nostro amico Alex, il pelatone. Se avete seguito questa serie ve lo ricorderete sicuramente. Abbiamo 5 kit medici, possiamo fare anche il sesto e lo faremo. E uno ce lo spariamo ovviamente perché non è che siamo messi proprio bene.
Ok. Vediamo se questo c'aveva qualcosa. L'abbiamo presa la roba di qua. Beh, il razzo limite raggiunto. Revolver non l'abbiamo usato. Fucile a pompa abbiamo due colpi. Dobbiamo stare attenti, non usarlo troppo. Però se ce l'hanno dato, serviva proprio per questo, Sono Turner. Ho trovato l'ultimo punto di giunzione. Mi ci è voluto un po'. eh. Aspettate, ma io dove devo andare? Proprio Non qua, è sì. tardi ora. Devo solo fissare la spranga di sicurezza. Raggiungimi quando hai fatto anche tu. Poi potremo andarcene da questo inferno. Oddio, no. Sento rumori dappertutto. Sento. Aspetta, ma io dove devo andare? Ah, sì, Sono ok. io. Sbrigati e basta, va bene? Io sento anche però un punto di salvataggio, ragazzi, eh. Che sta qui. Ragazzi, io direi che per ora è meglio fermarci qua. Ci vediamo nel prossimo episodio di Alien Isolation. Non mancate, grazie a tutti. Ciao ciao.